Tamponi entro 72 ore per chi rientra da Grecia, Spagna, Malta e Croazia in Puglia. Attivi laboratori pubblici, privati e postazioni mobili per effettuare il test in auto. Obiettivo: rispettare i tempi previsti per individuare i contagiati e ridurre l'isolamento per gli altri. Incidente ieri sera a Latiano, una donna estratta dai vigili del fuoco dall'abitacolo della sua auto ribaltata è stata condotta in ospedale dai sanitari del 118. Il quartiere Paradiso di Brindisi al centro di un progetto di riqualificazione urbana che prevede la realizzazione di murales che contengono messaggi importanti per le giovani generazioni. Finita la prima parte, si ripartirà a fine agosto con le opere di Andrea Sergio, artista brindisino famoso a livello mondiale. Annullata a causa degli aumenti di contagio da Covid-19 la 19ª edizione del Festival del Fico Mandorlato a San Michele Salentino. Le istituzioni sono chiamate per prime al senso di responsabilità, ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini. In vista della ripresa dei campionati di calcio, diverse le squadre pugliesi già partite in ritiro, il punto sul calciomercato fortemente condizionato dall'emergenza Covid-19. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione della telegiornale. Lo avete sentito dai titoli: tamponi entro 72 ore per chi rientra dalla Grecia, dalla Spagna, da Malta e dalla Croazia. In Puglia sono attivi laboratori pubblici, privati e postazioni mobili per effettuare il test anche in auto. L'obiettivo era e resta rispettare i tempi previsti per individuare i contagiati e ridurre l'isolamento per tutti gli altri. Sentiamo. Grecia, Malta, Spagna e Croazia, rispettati i tempi per i tamponi a 72 ore dai rientri. Il Dipartimento della Salute della Regione Puglia infatti fa sapere che procede nei tempi previsti l'effettuazione dei tamponi per coloro che sono arrivati in Puglia a partire dal 12 agosto da Grecia, Malta e Spagna e a partire dal 13 anche dalla Croazia. Chi rientra da questi paesi deve autosegnalare la propria presenza sul sito della Regione Puglia e mettersi in isolamento fiduciario. Il tampone nella nostra regione viene effettuato dopo le 72 ore da rientro e solo ad esito negativo è ammesso il rientro in comunità e la fine dell'isolamento. I dipartimenti di prevenzione delle ASL pugliesi hanno preso in carico i cittadini rientrati dal 12 agosto da questi paesi e stanno effettuando nei tempi previsti i tamponi man mano che maturano le 72 ore. Un'attività che proseguirà senza sosta e che si aggiunge ai test che vengono effettuati sui contatti stretti di casi Covid, su chi presenta sintomi, su chi deve recarsi in strutture ospedaliere. Sono al lavoro i lavoratori pubblici, laboratori privati e drive-thru per effettuare i tamponi nei tempi previsti. 13 i laboratori di analisi pubblici sparsi in tutta la regione. Per effettuare il test è operativa anche la rete di drive-thru, postazioni per effettuare test senza scendere dalla propria auto per evitare attese e disagi e ridurre al minimo i tempi di isolamento fiduciario. I drive-thru sono attivi al momento nelle strutture territoriali ASL di Altamura, Noicattaro, Giovinazzo, Alberobello, Bari, all'ex CTO. 2 drive-thru in provincia di Lecce e da giovedì 20 agosto attivo anche a Brindisi al Varco 3, ingresso fornitori dell'ospedale Perrino. Sono 6 i drive-thru in provincia di Foggia, in quella di Taranto è attiva una postazione a Massafra e fra 3 giorni sarà attivo anche il drive-thru a Manduria. A queste strutture si aggiunge la rete dei laboratori privati che effettuano i test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-19. Sino al 31 agosto, chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Croazia trascorre almeno 72 ore dal suo ingresso nel territorio regionale e può scegliere di recarsi presso il laboratorio della rete privata per effettuare il tampone. I laboratori di microbiologia e virologia ammessi nella rete regionale già operativi sono per il momento nei territori di Lecce e di Bari. Ed ora la cronaca. Incidente stradale ieri sera attorno alle 20:30 a Latiano in via Francavilla. Un'auto si è ribaltata per cause da accertare ed una donna che era alla guida è stata estratta dai vigili del fuoco dall'abitacolo. La signora che viaggiava a bordo di una utilitaria, una Dacia Sandero, è stata condotta in ospedale dal personale del 118 per le cure del caso.
Nella notte, invece, a Brindisi, in via Villafranca, nel quartiere Santa Chiara, si è verificato l'incendio di un'auto. I residenti della zona sono stati svegliati dal rumore dell'esplosione di una Hyundai parcheggiata nelle vicinanze dell'incrocio con viale San Giovanni Bosco. L'auto è andata completamente distrutta, come si vede dalle immagini sul posto. I vigili del fuoco che hanno evitato comunque che l'incendio si propagasse ad altre auto parcheggiate in zona. I rilievi per stabilire la natura dell'accaduto sono stati effettuati dagli agenti della sezione volanti della questura di Brindisi. Il quartiere Paradiso del comune capoluogo, al centro di un progetto di riqualificazione urbana che prevede la realizzazione di diversi murales che contengono messaggi importanti, soprattutto per le giovani generazioni. Finita la prima parte, si riprenderà a fine agosto con le opere di Andrea Sergio, artista brindisino famoso nel mondo. Street Art, rigenerazione urbana, dialogo con le comunità. Si è conclusa il 14 agosto la prima parte di Paradiso Urban Art, un progetto pilota per interventi di arte all'interno del quartiere, voluto e ideato da Arca Nord Salento, d'intesa con l'assessorato all'industria turistica e culturale e l'assessorato all'urbanistica della Regione Puglia, in stretta sinergia con il Teatro Pubblico Pugliese, il Polo Bibliomuseale di Brindisi, la Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo e il Comune, e con il coordinamento sul campo dell'impresa sociale Immaginabile. Un progetto partecipato di riqualificazione che coinvolge la comunità attraverso interventi, incontri e laboratori artistici, grazie al quale si punta alla realizzazione di due opere monumentali su altrettante facciate di palazzi Arca Nord. L'artista triestino Mattia Campo Dall'Orto, forte di un'esperienza più che ventennale nell'arte urbana, ha realizzato un imponente murales su una delle facciate dei palazzi Arca Nord in piazza Giovanni Stano, raffigurante una grande fetta d'anguria con tanti libri al posto dei semi. Ai piedi del frutto una bambina che legge, momento di riflessione e raccoglimento, un invito alle giovani generazioni rispetto al piacere della lettura. Un lavoro nato a stretto contatto con la comunità del quartiere, grazie ai laboratori e agli incontri organizzati dal collettivo Immaginabile, con il supporto e la collaborazione del centro di aggregazione giovanile. Paradiso Urban Art mi ha proiettato in un quartiere che può spaventare se si cede ai pregiudizi, racconta l'artista. Tuttavia, grazie ai residenti incontrati, soprattutto ai più giovani, ho visto un quartiere paradiso dal punto di vista privilegiato, una prospettiva che accantona i luoghi comuni e si concentra sulla voglia di cambiare. L'esperienza è stata gradevole e prolifica. Mattia Campo Dall'Orto è riuscito ad entrare in punta di piedi per qualche giorno nella quotidianità della vita del quartiere, vincendo diffidenze e resistenze, ascoltando e metabolizzando desideri e aspirazioni. Il prossimo intervento artistico, il cui inizio è previsto per venerdì 28 agosto, sempre sulla facciata di un palazzo Arca Nord, fra piazza Antonio De Ferraris e piazza Botticelli, a poche decine di metri dal primo, sarà a cura dell'artista brindisino di Stanza Milano e Mister Vani, all'anagrafe Andrea Sergio, classe 1978, e uno degli artisti più famosi a livello mondiale nell'arte del writing. In oltre 20 anni di carriera ha dipinto muri e facciate in tutto il mondo. Questa sarà finalmente la sua prima opera monumentale nella città d'origine. Non ci sono buone notizie per i dipendenti di Sanità Service e per questo il sindacato Cobas ha dichiarato lo sciopero dei lavoratori per giovedì 27 agosto da mezzanotte alle 24 per portare a Bari la rabbia dei lavoratori delle pulizie che vengono sbattuti fuori per una sentenza del Consiglio di Stato. Tuonano dal sindacato Cobas la battaglia giudiziaria intrapresa dalla ditta Marcas contro la decisione di internalizzare il servizio della pulizia e figlia della lobby delle aziende e delle cooperative decise a far saltare tutta Sanità Service, aggiungono. Il sindacato ha fatto la proposta, volta a superare la sentenza, di riunificare i servizi di pulizia e ausiliariato, che è una cosa assolutamente possibile, sempre secondo il sindacato, ma la paura di risvolti penali, commentano, ha prevalso e le risposte che ha dato la Regione nei giorni scorsi sono state negative. Ricordiamo che solo a Brindisi i servizi di pulizia e ausiliariato, proseguono dai Cobas, sono separati perché sembra che anni fa al rinnovo di gara furono accontentate due ditte anziché una, così come raccontano le vicende giudiziarie legate a questi avvenimenti. Siamo consapevoli, concludono, come sindacato Cobas, delle difficoltà che abbiamo davanti, ma le poche possibilità che rimangono intendiamo giocarcele.
Ad Ostuni diversi incontri del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, un'iniziativa che è giunta alla sua 41esima edizione. Sentiamo. Presentato ad Ostuni il calendario degli incontri del meeting per l'amicizia fra i popoli, giunto oramai alla 41esima edizione. Durante il lockdown abbiamo deciso di realizzare il meeting pur nelle limitazioni più stringenti imposte dall'emergenza, perché siamo convinti che la manifestazione possa essere una grande occasione, dopo la fase acuta della pandemia, di condividere tante domande emerse sul significato della vita e della sofferenza, ha dichiarato il neopresidente della Fondazione Meeting Bernard Scholz. Di grande rilievo, come da tradizione ai relatori, la manifestazione si apre oggi con Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea, e poi fra i relatori più importanti il premio Nobel per la pace 2006 Muhammad Yunus, oltre ad Umberto Galimberti, Enrico Letta, Ermete Realacci, Luca Ricolfi ed altri. Nutrito anche l'elenco dei rappresentanti delle istituzioni, a partire dal presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Siamo molto lieti di farlo, ospitiamo in streaming per l'appunto il meeting, molte mostre, spettacoli direttamente dal meeting di Rimini, è una modalità necessaria per quest'anno, quindi diciamo è un servizio anche a quella parte della cittadinanza curiosa di assistere agli eventi del meeting, e in realtà per il museo è un po' una continuazione di un'esperienza che è cominciata a cavallo delle festività natalizie con la mostra di Francesco il Sultano, che è andata molto 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 bene, e quindi siamo lieti di continuare anche nella stagione estiva più o meno con non gli stessi argomenti ma con gli stessi attori, ecco. Quest'anno più che mai c'è bisogno di ripartire, proprio insomma, per la drammaticità dei momenti che abbiamo vissuto durante il lockdown per l'emergenza Covid-19, e per ripartire c'è bisogno di qualcosa di bello, quindi si riparte sempre da qualcosa di bello. E il meeting è una proposta bella, e lo è per tutti. Ecco perché con gli amici dell'associazione Acherò, che sono qui a rappresentare, abbiamo deciso di ospitarlo qui nella nostra città, perché quella di quest'anno è un'edizione un po' speciale, proprio insomma causa Covid-19. Quindi grazie insomma al presidente del Museo Civico di Ostuni, l'avvocato Michele Conte, e al suo direttore, il dottor Francesco Pecere, abbiamo la possibilità di proiettare alcuni incontri, mostre e spettacoli all'interno appunto del Museo Civico. Quest'anno va in streaming e noi abbiamo pensato, su richiesta dell'Associazione Acherò, di ospitare le trasmissioni in streaming nel sede del museo. È l'occasione per chi è in vacanza qui, che per altri anni ha vissuto il meeting direttamente andando a Rimini, di poterlo vivere in un posto di villeggiatura come il nostro, ed è anche l'occasione per far conoscere una realtà tanto importante per la cultura italiana ormai da oltre 40 anni. Siamo ben lieti di ospitare questa manifestazione, siamo in quattro in Puglia, il comune di Bari, di Foggia e quello di Taranto. E a proposito della Città Bianca, il duo opera prima composto da Ludovica Rana al violoncello e Stefania Argentieri al pianoforte ha aperto alle 5.40 su Viale Oronzo 40 lo Ostuni Soundtrack Festival. Il concerto dal titolo Alba da Oscar ha condotto il pubblico dall'oscurità della notte ai meravigliosi colori dell'alba attraverso un viaggio in musica fra le più belle colonne sonore di sempre, simbolo di risveglio e rinascita, un incoraggiamento alla vita di cui tutti abbiamo grande bisogno, commentano da Palazzo di Città. Il concerto è stato prodotto dall'associazione Auditorium con la partecipazione del Teatro Pubblico Pugliese e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Ostuni. La linea va ora alla regia, tra poco per la seconda parte del telegiornale. Ed ora ci spostiamo a San Michele Salentino, dove la 19esima edizione del Festival del Fico Mandorlato è stata annullata. Lo hanno deciso questa mattina al termine di una riunione il sindaco Giovanni Allegrini e l'assessore allo spettacolo Angela Martucci, insieme ai produttori del Fico. La priorità, ha affermato il primo cittadino, è limitare le occasioni di aggregazione per contenere i contagi da Covid-19. In video abbiamo il sindaco Allegrini, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie.
Una scelta responsabile l'avete definita, Sindaco? Assolutamente sì, una scelta molto sofferta, anzi abbiamo atteso anche parecchio per poi addivenire alla soluzione, soprattutto fortemente motivata anche da parte dei produttori come grande gesto di responsabilità, non di fermare la produzione, perché la produzione comunque ci sarà lo stesso, i produttori si impegneranno al massimo a preparare quello che è il prodotto principe della nostra terra, ma davvero per senso di responsabilità, visto gli avvenimenti, purtroppo i contagi degli ultimi giorni che stanno aumentando in maniera esponenziale, necessariamente abbiamo dovuto fare una scelta di responsabilità importante a tutela della salute, innanzitutto dei nostri concittadini di San Michele, ma poi soprattutto anche per tutti gli avventori. Sappiamo benissimo quanto importante è quella manifestazione per San Michele, che vede una forte presenza di pubblico proveniente da fuori regione, per cui per quest'anno in maniera sofferta abbiamo deciso di annullare l'evento. Sindaco, alla luce di questi nuovi aumenti in termini di contagio, noi sappiamo perfettamente che avete una chat con tutti i sindaci del territorio, avete ripreso a sentirvi indipendentemente dalle iniziative che ogni comune ha organizzato, siete preoccupati in questo momento? Siamo abbastanza preoccupati, anche se io personalmente sono in costante contatto, ho ripreso i contatti con tutti i medici di famiglia proprio per capire com'è la situazione dei rientri e per cercare di monitorare quanto più possibile. Altra scelta responsabile, anche la fiera dell'auto che era programmata per fine agosto, anche lì i commercianti in maniera responsabile hanno preferito rinviare al prossimo anno. Sicuramente riprenderemo anche i contatti, abbiamo iniziato già ieri a sentirci con i colleghi sindaci per fare delle scelte condivise tutti insieme. Abbiamo una Puglia, come sappiamo, che quest'anno popola in maniera importante di gente proveniente da fuori, c'è davvero un bel fermento, però ahimè, vista quella che è la situazione, dobbiamo cercare di contenere quanto più possibile. Proprio ieri ho stampato dei cartelli come Comune di San Michele, che ho fatto affiggere con il supporto della Polizia Municipale in tutte le aree maggiormente frequentate, ville, piazze, parchi, perché dobbiamo un attimino, ecco, stare soprattutto attenti e aumentare la vigilanza nell'interesse di tutti, anche perché sarebbe davvero un peccato rivivere quei momenti e soprattutto non è bello vivere con la paura, giustamente tanta gente è già in ansia per questo, per cui stiamo fortemente attenti a quello che succede. Noi l'8 e il 9 agosto abbiamo anche, tra virgolette, azzardato a fare una festa patronale, anche se in maniera più ridotta, però era necessario rispettare quella che era la nostra identità culturale, la nostra identità storica, anche se avevamo il numero di contagi che si è verificato poi dalla scorsa settimana in poi, saremmo stati costretti ad annullare anche quello. Grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi per l'attenzione al territorio, grazie, buon lavoro. Finita l'estate per le società di calcio, oggi in tanti partiranno per i ritiri. Ovviamente ci sono interessanti novità per quanto riguarda il calciomercato. Per saperne di più, subito in collegamento video con Fabrizio Caglianiello. Buongiorno Fabrizio. Ben ritrovata Anna, un saluto ai nostri telespettatori. Sì, diciamo che dovremmo iniziare dalla Serie D o dalla Serie C? Partiamo dalla Serie D. Io farei un'insalata di calciomercato. Andiamo. Perché è un calciomercato davvero molto molto particolare, Anna, per una serie di fattori. Innanzitutto l'emergenza Covid che ha stravolto i campionati, praticamente fino a ieri si è giocato nei tornei professionistici, il che ha inevitabilmente condizionato il mercato soprattutto dei club di Serie D, e poi perché sappiamo con la nuova regola delle costrizioni in Serie C si troveranno all'incirca 250 giocatori senza squadra tra i professionisti, e questo potrebbe rappresentare dal prossimo mese però un'occasione non indifferente per fare qualche fase
fare last minute per i club DD. Però iniziamo. Allora, stamattina è cominciata ufficialmente la nuova stagione del Taranto, che seppur con pochissimi giocatori e con tanti giovani è partito in ritiro. È confermata quella che era l'esclusiva che abbiamo dato la scorsa settimana: il Taranto potrebbe ingaggiare il giovane Montaperto del Nardò, mentre in merito alle notizie che si erano diffuse nelle ultime ore di un interessamento per Ferretti non c'era mai stato nulla di concreto. Il colpo grosso che sta cercando il Taranto, anche questa l'avevamo data la scorsa settimana in anteprima, è Lorenzo Longo, ex attaccante del Cerignola. Qui però c'è un problema: il calciatore ha già chiuso un accordo di massima la scorsa settimana con il Casarano, che sta facendo una squadra molto molto importante, non avevamo dubbi in questo senso. Il Taranto si è intromesso nella trattativa all'improvviso, mi dicono anche di un pranzo che è stato comunque tra il direttore sportivo del Cervino e il procuratore del calciatore, e avrebbe presentato un'offerta superiore a quella del Casarano. Per questo calciatore e procuratore hanno preso un po' di tempo per decidere la loro destinazione. Andiamo alle altre notizie che vediamo in anteprima. Il Nardò è pronto a ripartire in attesa del ripescaggio in Serie D. Il nuovo allenatore, e questo non se l'aspettava nessuno, è Ciro Danucci, sua prima esperienza da tecnico. Danucci lo scorso anno è stato calciatore e capitano del Nardò, ripartirà dunque da allenatore. La società del presidente Donadei ha deciso di dare fiducia all'ex centrocampista di Taranto e Brindisi. Sempre per il Nardò, sempre in esclusiva, vi diciamo che ha chiuso ieri sera tardi la trattativa con Leonardo Granado, attaccante brasiliano, lo scorso anno nella prima parte della stagione a Brindisi, nella seconda parte a Gravina. Questo è un colpo molto importante perché Granado, se sta bene, è un top player assoluto in questa categoria. Il Brindisi finalmente può partire, è l'ultima squadra pugliese in ordine di tempo perché ha iniziato con notevole ritardo per tutto quello che sappiamo, il ricorso, la lite tra i soci, eccetera eccetera. Stasera arriva la firma di Claudio De Luca come allenatore, definito lo staff. Il secondo di De Luca sarà l'ex preparatore atletico del Fasano Gianni Musa, molto bravo tra l'altro, è stato corteggiato anche da diversi club di Serie C, preso il class 2001 Scarci, che è un ragazzo che volevano in molti, lo scorso anno ha segnato 13-14 gol nel campionato di promozione. Potrebbe chiudere domani e sarebbe un ritorno il Brindisi con Pietro Sicignano, esperto difensore centrale con tanta esperienza in Serie C, ex proprio del Brindisi e tra le altre anche del Potenza. E poi si cercano due grossi colpi per l'attacco, ma ci sarà da attendere qualche ora. Però potrebbe essere una settimana molto intensa per il calciomercato del Brindisi. Inizia oggi anche il ritiro della Virtus Francavilla in Serie C. Occhio che potrebbe esserci un ritorno a Francavilla, mi riferisco al portiere Albertazzi, che fu uno dei massimi protagonisti della promozione dalla D alla C del Francavilla con Calabro in panchina. Quattro colpi per il Biceglie, che si è affidato a Sergio Lacava come allenatore. Hanno già firmato Fabio Padulano, attaccante del Marsala, Mansur, esterno d'attacco dell'Anconitana che volevano molti club del girone H, Edoardo Vona, difensore centrale del Castrovillari, e Salvatore Manfrellotti, centravanti, ex Nardò classe 94. Queste sono le ultime notizie. Chiudo con due notizie che riguardano invece la Lega Pro. Ho saputo che ci sono contatti ben avanzati con per quanto riguarda il Monopoli, con Luciano Sartor, attaccante della Torres, e Alvaro Montero, attaccante del Biceglie, inseguito da molti club di Serie C. Queste sono le ultimissime novità, quelle che abbiamo sfornato proprio questa mattina. Anna, vi ricordo che poi questa sera avremo l'approfondimento con 100 Sport Magazine. Non so se hai altre curiosità. Sei stato esaustivo, Fabrizio, grazie, buon divertimento allora, anche perché voglio dire ci delizierai ancora con le tue esclusive di calcio, e quindi siamo pronti a costanti aggiornamenti. Buon lavoro, Fabrizio. Un abbraccio Anna, un abbraccio, un saluto a tutti i nostri telespettatori. Poi vi invito a seguire chiaramente i nostri canali social per tutti gli altri aggiornamenti di mercato. Buon lavoro a tutti. E con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Ha curato la parte tecnica Dario Spagnolo. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci e buon proseguimento di serata.